Finalmente approdati a Torino per 3 giorni grazie alla collaborazione con la libreria Trebisonda, che è qui presente, che ringrazia a nome di tutti. Il festival, diciamo che è il primo anno che sperimentiamo questa formula itinerante. È organizzato da Iperborea, che è una casa editrice milanese specializzata in letteratura del nord Europa. Dicevo, è la prima volta che sperimentiamo questa formula itinerante, ci fa molto piacere perché diciamo che il pubblico milanese ormai lo conoscevamo molto bene e quindi è un grande piacere incontrare anche lettori, spettatori, collaboratori, sponsor, partner da città differenti. Vi introduco brevemente appunto il quarto evento il quinto evento di Boreale a Torino, che è il Grande Freddo. È un format che abbiamo ideato, creato, pensato e realizzato grazie a Matteo Caccia e Federico Bernocchi e con il sostegno di Tiger, che adesso si chiama Flying Tiger. Sono qua presenti, li ringrazio appunto a nome dei Boreali e di tutti. Cosa succederà questa sera? Abbiamo cominciato un po' più tardi per aspettare che scendesse il sole. Si chiama Il Grande Freddo, è un piccolo formato che abbiamo sperimentato a Milano, a Venezia, siamo a Torino oggi e settimana prossima saremo a Firenze, ovviamente all'interno dei Boreali, e ovviamente è promosso da Iperborea e da Tiger. Questa non funziona perché manca semplicemente una ciabatta, credo. Se ce l'avessimo sarebbe fantastico. Sostanzialmente Il Grande Freddo è una serata di racconti. Se volessimo fare i fighi lo diremmo che è uno story show, altrimenti è proprio una serata in cui delle persone salgono su questo piccolo palco e raccontano un episodio della loro vita legato in qualche modo al nord Europa, e vale veramente tutto. In queste due precedenti edizioni abbiamo sentito storie d'amore, di lavoro, storie di cibo, storie di incontri, storie ambientate là, storie di viaggio, di vacanze, storie ambientate qua, ma che in qualche modo raccontino il nord Europa, noi e loro. Parto raccontandomi il mio grande freddo. Il mio grande freddo l'ho provato esattamente 10 anni fa, anzi per l'esattezza 11. Avevo 30 anni, io ho avuto fortuna di avere un microfono che funzionava tanto tempo fa. Facciamo così, vediamo se funziona. Tipo i rapper, esattamente. Lui è Federico Bernocchi, che organizza insieme a me Il Grande Freddo. Avevo 30 anni... No, aspettate, adesso li devi meritare, così è troppo facile. Tra l'altro Il Grande Freddo è anche una speranza, oltre al titolo, per questa sera. Avevo 30 anni ed ero fidanzato con una ragazza svedese. Per i miei 30 anni, che tra l'altro compivamo lo stesso giorno, il 24 di luglio, e lei ne compiva 8 di più, mi dice: andiamo in Svezia. Andiamo in Svezia, in un posto che non hai mai visto in vita tua, dove ci sono degli amici che affittano una casa. Il posto si chiama Gotland, è un'isola che si trova nel cuore del Mar Baltico, è un'isola grande, non so, sarà 3-4 volte l'isola d'Elba, per darvi riferimenti. Quindi non è enorme, ma non è neanche un'isoletta piccolissima. Lì ci stanno i suoi amici. I suoi amici sono una ragazza che si chiama Cristina, che è svedese, e quindi è evidentemente bionda. Poi c'è, intanto qua stiamo attaccando l'altra cassa, ringraziamo la casa del quartiere che ci ospita e ci fornisce le prove. I suoi amici si chiamano Cristina, è una ragazza bionda che ha una figlia bionda che si chiama Saga, proprio come Saga, come le saghe. È piccolina ed è molto carina e parla svedese con la mamma e inglese col papà, perché il papà è americano e si chiama Paul. Io tutto quello che ho scoperto sulla Svezia in quegli anni, le cose importanti le ho scoperte grazie a Paul, e sono tre le cose che ho scoperto, e le ho scoperte proprio in quel fine settimana del 24 luglio del 2005. La prima è l'unica frase in svedese che io conosco, che lui mi ha insegnato di nascosto dalla mia ragazza di allora, facendomi promettere che non l'avrei mai detto, e la frase è toppen på snoppen your susen i musen, che io non so che cosa voglia dire. Forse Björn Larsson, che verrà a raccontare più tardi, ce la potrà tradurre, ma forse anche no. C'è un applauso a Björn Larsson, che se l'è già meritato e che racconterà la storia più tardi. La seconda cosa che ho scoperto era che non era il caso di provare a imparare lo svedese, perché essendo fidanzato con una ragazza svedese, nei miei sogni romantici era imparerò lo svedese.
Paul mi spiega perché non è il caso, me lo spiega così, mi racconta che lui è del Massachusetts e si è incontrato con questa ragazza e è nato a vivere a Stoccolma. Lui fa lo scrittore nella vita e mi dice la cosa bella in Svezia è che uno scrittore può vivere con molto poco. In America io non potevo farlo, qui invece Christine lavora, io no, mi ha detto, e sostanzialmente viviamo con i suoi soldi. Lui aveva una specie di disoccupazione che gli forniva il governo svedese. E lui mi racconta che fa un corso di svedese che dura un anno e mezzo e un giorno realizza che il corso non è servito a niente. Lo realizza in questo modo: va a correre una mattina, esce a fare jogging, ha fatto l'errore di fare colazione e a un certo punto sente che deve andare in bagno ed è una di quelle robe che senti tipo vabbè, ma ce la faccio arrivare a casa, e dopo un secondo no, e dopo un secondo sì, vabbè, ce la faccio, e dopo un secondo no, devo trovare un bagno. E vede, mi racconta in lontananza, me lo dice in inglese chiaramente, un bar che sta aprendo e c'è una signora piuttosto anziana. In Svezia in generale, nei paesi scandinavi, tutti parlano inglese, a meno che tu non sia molto molto anziano e non hai avuto opportunità di impararlo. Questa signora non parla inglese. Lui si avvicina, le chiede in inglese dove si trova il bagno, lei lo guarda imperturbabile e lui in pochissimi secondi realizza che le uniche parole in svedese che è in grado di dire per farle capire che ha un problema e deve andare in bagno sono queste, ve lo dico in inglese come me l'ha detto lui: the shit is coming. E a quel punto capisce che non è più il caso di imparare lo svedese e me lo racconta come dire: Matteo, direi che puoi lasciare stare visto che non vivi neanche qui. La terza cosa che invece imparo sulla Svezia, e poi chiudo il mio grande freddo e lascio la parola agli altri raccontatori, accade in questo splendido cottage a Gotland. Gotland è l'isola, o meglio, vicino a Gotland c'è un'isola che si chiama, si scrive Faro, ma si scrive Fora, credo, si legge Fora, che è l'isola di Bergman. Bergman ci ha girato i suoi film, a un certo punto finiamo in un bar in cui c'è un cartello scritto Safari Bergman, e ti portano sui luoghi in cui Bergman ha girato i suoi film. Noi partiamo da Milano, ovviamente il 24 di luglio ci sono 35 gradi, a Gotland ce ne sono 17, ma la gente fa il bagno come se non avesse mai visto il mare in vita sua, ovviamente. E arriviamo nel cottage, è proprio il cottage che vi immaginate, rosso, di legno, con le cornici delle finestre bianche, la cena è una cena svedese in cui si mangia male sostanzialmente, e a un certo punto io devo andare in bagno e dico: the shit is coming, non lo dico. Dico I need a toilet, perché loro parlano inglese. E loro mi dicono certo, e mi indicano un punto fuori dalla casa. E quindi io vado in questo gabbiotto, che è proprio come il gabbiotto dei cottage che vi immaginate, in legno rosso con i contorni delle porte bianche. Entro, c'è una lucina, e quello che trovo è uno specchio, un rubinetto collegato con un bidone pieno d'acqua, e poi c'è... questo sarà un problema più tardi. E poi c'è un asse profondo e un secchio pieno di sabbia. E io dico: hai capito gli svedesi come sono avanti? Cioè, la sabbia nel secchio. E sono un po' in imbarazzo, però mi sento un po' come quando... Cioè, siccome io sono di un paese della provincia di Novara e ho sempre vissuto la mia provincialità molto male... E qua in realtà viene fuori la mia provincialità, perché bastava chiedere: scusate, ma veramente non avete un water? Non lo chiedo e dico: beh, lo fanno tutti, lo faccio anch'io. E quindi mi accovaccio sul secchio, faccio quello che devo fare, poi gli do uno scossone e torno in cucina. Torno in cucina e a un certo punto la bambina, Saga, dice... non dice niente, semplicemente va in bagno, torna e ha un viso come di marmo, vedo che parla con suo papà e Paul molto carinamente mi porta in bagno e mi fa vedere che sotto l'asse c'era la tazza, secca ovviamente senza lo scarico, e la sabbia era quella che dovevi mettere, esattamente, su the shit is coming. E quindi mi ha detto: ricordati, you have to put the sand on your shit. E questo è stato il mio primo impatto con la Svezia. Buonasera, benvenuti al grande freddo. Avremo non solo storie di shit, ovviamente, mi auguro, anche perché ci sono tanti bambini ma che non parlano inglese, immagino, giusto? Parlate inglese voi? Non anche poco. Tipo, sai dire hello? Hello lo sai dire? Good morning?
Shit. No, benissimo. La prima persona che sale su questo palco a raccontare, noi l'avevamo contattata per venire a Venezia, perché ci ha detto, lei è di Venezia, e poi mi ha scritto, guarda, mi spiace tanto, come dire, mi sono liberata di questo fardello, mi sono trasferita a Torino. Gli ho detto, fantastico, veniamo anche a Torino. Sara Maragotto. Il mio grande freddo l'ho provato quando ho realizzato che una delle cose che odio di più al mondo è l'estate italiana, veneziana nello specifico, e ho scoperto Workaway. Più vicino? Brava. Anche questo? Sì. Workaway è un sito che mette, come dire, in comunicazione domanda e offerta, la domanda di viaggiatori e l'offerta di chi ha bisogno di aiuto in qualunque parte del mondo. E come dire, come le cose migliori quando si inizia, si scoprono, non si riesce più a fare a meno. Quindi questo ha dato il via, diciamo, a delle avventure nordiche molto molto provinciali e molto molto bizzarre, che mi hanno visto in diverse estati da qualche anno a questa parte partire senza ben sapere a cosa vado incontro. La prima esperienza infatti è stata 400 km oltre il circolo polare, in un'isola della Norvegia, e lì era un campeggio, cioè quattro capanne di legno, gestite da una persona, e io ho scoperto lì, questo californiano naturalizzato norvegese, che già solo questo credo valga la storia. E e c'era lui, questi kayak, lui era un ex campione di sport estremi e il resto è stata storia, diciamo. L'estate successiva in Svezia, due famiglie, una di post-hippie super molto molto radicali, no, l'acqua era fredda perché non volevano accendere giustamente il fuoco, quindi perché mai. E l'altra invece era una famiglia di svedesi americani, e appunto che lì mi sono trovata ad avviare un business di una specie di passamontagna di pile, una cosa del genere. Invece l'esperienza più recente è quella in un kindergarten in Finlandia, dove ho scoperto che i genitori non rompono le palle, incredibile, nessuno mi rivolgeva la parola di genitori. È meraviglioso, è stata un'esperienza incredibile, e si consumavano ettolitri di latte al giorno, proprio una quantità che incredibile. Comunque l'esperienza di immersione culturale più forte, più significativa, è stata in Islanda, quando ho passato due mesi ad archiviare libri che io immaginavo, non so cosa mi immaginavo, 10% islandesi e il resto inglesi probabilmente, invece erano 90% islandesi, quasi tutti usati, raccolti in giro per tutta l'Islanda, e l'ideatore di questo business era il fantastico Bjarni, e appunto io insieme ad altri volontari abitavamo a casa sua, ed è stato un viaggio incredibile nella mente di uno scrittore islandese, perché sì, effettivamente lui era uno scrittore come credo la maggior parte delle persone in Islanda, e c'erano libri ovunque, in garage, in libreria che era dall'altra parte della strada. Eravamo appunto nel sud dell'Islanda, credo sia ancora l'unica libreria in tutto il sud, fuori Reykjavik. E c'erano libri ovunque, libri più improbabili, gli annuari, libri di famiglia, delle cose mai viste, cioè generi letterari che non avevo mai visto nella mia vita. E con Bjarni, cioè ogni giorno era un'avventura, noi stavamo tutto il giorno ad archiviare queste cose, questa con ovviamente una tastiera islandese, un computer vecchissimo, e appunto chiamavano le persone, ci chiamavano dalla libreria, che era un caffè, che era una specie di locanda di ristoro, e dovevamo noi, oltre ad archiviare, cercare i libri nella casa. E appunto in Islanda non hanno i cognomi, quindi i criteri di archiviazione erano inventati da Bjarni, giustamente, e completamente allucinati. E allucinanti. E ogni appunto, ogni giorno con Bjarni era un'avventura, 11 di sera dopo cena, cielo molto chiaro, lui diceva andiamo. E tu dicevi Bjarni, ma dove? Adesso? Cioè intendi adesso, intendi domani, fra una settimana? No, no, andiamo. E potevano esserci ghiacciai lungo la strada, e sì, persone andavano in giro con i sandaletti perché credevano che andassimo dietro casa,
e appunto una delle giornate più assurde è stata quando, cioè appunto Bjarne mi chiede: vuoi, visto che ti occupi di queste cose, vuoi disegnare la copertina del mio nuovo libro? E ho detto, vabbè, a quel punto l'improbabilità della situazione a dei livelli talmente alti, ho detto, sì Bjarne, io lo faccio. E quindi questa cosa ha comportato una serie di riunioni in giro per il sud dell'Islanda, ovviamente in islandese, non ho capito io cosa ci facessi lì, completamente inutile. E qui la migliore, un personaggio che non dimenticherò mai, era questo direttore, fondatore del Museo del Folklore, credo appunto l'unico nel sud dell'Islanda, un posto incredibile, vi consiglio a tutti di andare se avete occasione. Un museo che lui aveva inventato e iniziato appunto a mettere insieme nella sua stanza, un posto assurdo, personaggio incredibile, credo ormai novantenne, e ricordo bene questa giornata appunto, questo grande tavolo di dalla cinquantina in su di uomini islandesi e questo novantenne che mi ammiccava citandomi versi d'opera, e quello era il suo modo di comunicare. Io lo guardavo, non so niente di opera, sorridevo e annuivo. Quindi questa è stata un po' una collezione delle mie esperienze erotiche. Eccetera, eccetera. E poi a un certo punto mi è ricapitato in mano sempre questo libro di Iperborea che raccontava quello che succede dietro le quinte dell'Isola del Tesoro, che è il romanzo che abbiamo letto tutti quanti, e che ci racconta quel personaggio straordinario che è il pirata Long John Silver. E gli ho detto, ma questo è lo stesso scrittore. Poi ho avuto la fortuna di incontrarlo un paio d'anni fa e di intervistarlo, e abbiamo tutti quanti la fortuna questa sera di sentire una sua storia. Lui è Bjørn Larsson. Buonasera, allora, sono un po', diciamo, no, il non conosco, però non è esotico per me. Io direi che il mio italiano è un po' approssimativo, che il grande freddo non l'ho mai vissuto né in Italia né in Svezia, cosa che è un po' vero, che ho sempre vissuto all'estero, quasi. E dunque volevo forse raccontare qualche aneddoti sul mio incontro con l'Italia. Cose che mi hanno stupito, e ci sono molti, soprattutto a Napoli, però è un caso forse un po' estremo. Voglio raccontare, c'è una cosa per esempio che ha un rapporto con la solitudine. Un giorno ero a casa di un amico mio a Bari e lui esce per prendere il pane, penso, e io ero rimasto, diciamo, nel salotto a leggere un giornale, e c'era la moglie in cucina con il figlio Nicola che aveva 7 anni, e a un certo punto io sento dire dalla mamma al figlio: vai a tenere compagnia a Bjørn. E lui, 7 anni, va nel salotto, si mette accanto a me e mi tiene compagnia, perché è questa cosa, soprattutto al sud, che questo sta da stare da solo è un fallimento sociale. Un'altra cosa che mi ha molto colpito ovviamente il rapporto con il tempo, anche questo soprattutto al sud, però non soltanto, che uno deve essere paziente. Noi quando noi diciamo adesso, almeno per gli uomini è adesso, per le donne è un po' più tardi, però qui può essere un'ora, c'è un po' di ritardo. E la cosa che mi ha stupito è che nessuno si lamenta, tutti aspettano a lei, fino a un certo punto ovviamente. Per un giorno ho dovuto prendere il treno da Formia per Napoli per un incontro in una libreria, e c'era scritto dunque sul binario tutto questo: il treno doveva andare fino alla stazione centrale a Napoli, e a un certo punto il treno si ferma un po' fuori Napoli e nessuno diceva niente, niente informazioni. Il treno era lì 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti. A un certo punto i passeggeri sono saliti sul e io ho chiesto, ma che, all'epoca non parlavo italiano neanche, però nessuno si lamentava, e tutti andavano via. Alla fine io ero da solo nel treno e mi sono detto, adesso devo fare qualcosa, ho preso un taxi e sono andata alla libreria, e non so mai perché il treno si è fermato lì. Allora, un paio di anni dopo, anche questo forse è un po'
diciamo, significativo, mi hanno chiesto di scrivere qualcosa su Napoli. Allora io avevo pensato a questa cosa lì, dunque ho raccontato questa storia lì, come non sono andato a Napoli con il treno. Quando è arrivato il libro, c'era una piccola antologia, non c'era questo pezzo lì sul treno. E io un po' arrabbiato, ho chiesto alla redattrice, ma perché non c'era questa cosa, l'aveva ben scritto. Sì, mi ha detto, però mi dispiace, per il sponsor del libro era Trenitalia. No, un sacco di cose qui, potrebbe parlare un'ora, però sono cose che mi stupiscono. Per esempio, e questo ho notato all'inizio già, la prima domanda che si fa fra italiani non è come ti chiami, il nome. Che cos'è? No? Che squadra? No? Potrebbe essere il calcio, vero? Però da dove vieni? Da dove vieni? E questo è sempre, io sono romagnolo, sono del Salento, non di Puglia, però del Salento, perché la mia compagna è salentina, dunque so bene di che cosa parlo, e tutti pensano essere diversi dagli altri. E io sono andato in un buco nero, si chiama Rufano, all'interno del Salento, non c'è niente un campo di calcio, sono due bar, un wine bar e l'altro si chiama, aveva un nome giapponese. E allora lì ho incontrato gente che pensavano che questo era il paradiso su terra. Rufano, vuol dire. Però il paese accanto non valeva niente. Allora ho scritto un piccolo testo, questo è il campanilismo che voi conoscete bene, però questa idea che il luogo dove uno è nato importa per il resto della vita. Per noi è inconcepibile, noi siamo svedesi o non so cos'altro, però io in Shopping dove sono nato, sì, hanno inventato qualcosa che è un po' conosciuto, che sono quelle come accendini, no, come si chiama? Accendini? Fiammifero. Questo è stato inventato a Shopping, però non me ne frega niente. Comunque questa idea della terra che è importante, anche la casa. Io penso che forse noi siamo un paese di cacciatori, di foreste, di boschi, e per questo non abbiamo frontiere in questa maniera. Dunque questo legame con la terra, ancora il cibo, per non parlare della mamma, per l'altro discorso. E ho qualche articolo, non voglio parlare di tutto questo, però c'è un articolo che è molto interessante, che parla di quante giovani che vivono a casa dei genitori. E fino a 35 anni in Italia ci sono circa 46% dei giovani che vivono sempre a casa, anche dunque i mammoni ovviamente, loro per prima. La percentuale in Svezia o Danimarca è circa 2. La mia figlia ha 21 anni adesso, poi quando lei ha dichiarato a 15 anni, papà a 18 anni me ne vado a casa. E se n'è andata a 15 perché ha trovato un college dove andare a fare il cavallo, e ovviamente non potevo dire niente perché io sono partito a 15 anni in America. Allora, quando racconto questa cosa lì, per esempio alla mia suocera salentina, da vertigine. Sì, allora un giorno ho preso un taxi. Questo era a Milano, peraltro. Abbiamo parlato di cose come uno parla con la gente. Il tassista mi ha detto qualcosa che mi sembra il fondo del problema, dell'anomalia italiana, come si chiama. È interessante, peraltro, che qui si dice l'anomalia italiana, dagli italiani. In Francia si dice l'exception française, con orgoglio. E questo tassista mi dicevo, perché deve essere onesto quando gli altri non lo sono? E io ho pensato, è addirittura lì che tu devi essere onesto, altrimenti non ha senso. E abbiamo un'altra differenza che è molto notevole, direi Ikea, lo spirito Ikea. Perché noi siamo abituati a fare lavori a casa, a prendere un trapano, un martello, costruire una biblioteca, non so cosa. Qui invece
si fa sempre venire qualcuno. Il figlio della mia compagna, che ha 17 anni, lui non sa fare strettamente niente. Niente. E dunque, ovviamente, quando uno compra qualcosa a Ikea e arriva questa cosa lì, è un casino, nessuno sa fare questa cosa lì. E finisco per vantarmi un po', nel senso che io sono forse uno dei pochi svedesi che parlano italiano e che sanno dire da memoria: ringrazio la dottoressa, però rifiuto l'offerta e vado avanti. Facciamo delle serate in cui invito le persone a raccontare storie. A un certo punto ho sempre qualche amico di cui conosco chiaramente la biografia e la storia e dico: perché non vieni a raccontare? Quindi l'ho caricato in autostrada a Biandrate, è successo veramente così, ci siamo visti al casello, l'ho caricato a Biandrate e siamo arrivati a Torino e lui ha una storia. Lui, devo dire, in questi due appuntamenti precedenti dei Boreali e del Grande Freddo non c'era mai stata una storia d'amore, cioè, o meglio, d'amore, non d'amore, però una liaison, diciamo così. Io avevo un amico a Milano, quando eravamo giovani e studiavamo, che conosceva a memoria gli orari della SAS, che arrivava, degli aerei che arrivavano a Linate, e lui sapeva che ce n'era uno alle 23.45, che arrivava da Stoccolma e non c'erano più pullman, quindi lui andava là e dava passaggi alle ragazze svedesi. Non è lui, fortunatamente, ma ci racconta una storia che non si allontana molto. Mauro Pescio! Buonasera a tutti. Allora, il mio Grande Freddo l'ho provato più o meno 20 anni fa, quando da Biandrate, più o meno dalla provincia di Novara, parto per andare a Milano in una scuola di teatro a fare l'attore. Quello che io immagino significa andare a Novara, a Milano a fare una scuola di teatro, è perché uno vuole fare l'attore, vuole mettersi i vestiti, la gorgiera, farsi chiamare con un nome diverso, tutte quelle robe lì. Ma dal primo giorno nella mia scuola capisco che quelle robe lì me le devo dimenticare per almeno 2 anni. I primi 2 anni infatti facciamo la propedeutica, che consiste fondamentalmente in 4 cose. La prima di queste 4 cose è il bastone della parola. Ci mettono tutti in cerchio con un bastone in mezzo, poi tiri sul bastone, vai davanti a uno e dici una verità. Poi lasci giù il bastone e aspetti che arrivi un altro e dica la verità. Quello lì, secondo loro, serve per fare gli attori. Ma funziona ancora, credo, la seconda cosa che ci insegnano è un esercizio che più o meno va fatto così: fai un movimento che all'inizio pensi che sia un movimento molto significativo, un altro davanti lo copia, lo fa un po' più grande, sempre un po' più grande, sempre un po' più grande, fino a quando a un certo punto è troppo grande e si comincia da capo. Il terzo esercizio è l'esercizio dell'immobilità. Ci tengono bloccati, fermi, immobili, anche per 20, 30, 40 minuti, ogni tanto qualcuno collassa, ma chi resiste va avanti e continua a stare fermo, immobile, in silenzio, guardando un punto fisso davanti a sé. Capite che dopo un anno passato così... Ah, e la quarta cosa era farsi massaggi ai piedi. Cioè, tutte le mattine per il primo anno ci facevamo i massaggi ai piedi. Dopo un anno passato così, arriviamo alla fine, che proprio non ne possiamo, cioè vogliamo proprio andare sul palcoscenico a fare qualsiasi cosa. E alla fine del primo anno ci vengono proposte due ruoli. Il primo ruolo è quello di fare la statua vivente, immobile, in mutande, con la testa incassata dentro un televisore in uno spettacolo di teatro danza, oppure fare l'uomo nell'armadio. Ci sono degli altri che fanno uno spettacolo, a un certo punto si apre l'armadio, tu stai dietro così, poi chiudono l'armadio e hai fatto. Io scelgo di fare quello invece con la testa incassata nella televisione, perché almeno mi posso esprimere col corpo, secondo me. Passa il primo anno, al secondo anno più o meno le cose vanno allo stesso modo, ma finalmente a metà anno arriva quella che mi sembra una grande possibilità, che consiste in questo: nel partecipare al coro dello spettacolo di diploma della regista Silla Bach, che è la protagonista di questa storia. Silla è una ragazza di Tampere, Finlandia. È finlandese proprio di nome e di fatto, nel senso che è bionda, bella, alta, bellissima.
io non lo sapevo allora, ma oggi lo posso dire, cioè quando fai una scuola di teatro uno si immagina che sia un posto pieno di fantasia, pieno di creatività, eccetera. In realtà è un posto dove le cose vanno in una maniera abbastanza prevedibile, nel senso che se sei di Venezia sei destinato a fare Goldoni, se sei di Napoli sei destinato a fare De Filippo, e se sei norvegese, finlandese, svedese, insomma se sei scandinavo, allora uno si immagina immediatamente, l'immaginario va ai fiordi, al freddo, alla scogliera, a Bergman, e quindi sei destinato a fare o Strindberg o Ibsen. E infatti lei sceglie di fare, cioè sceglie, praticamente è obbligata a fare la signorina Giulia di Strindberg. E io però, che arrivo dalla provincia di Novara, sono abbastanza condizionato da quella che è la cultura dominante della mia scuola, sono convinto che Silla sia proprio la persona che conosce quello che c'è dietro i grandi silenzi del teatro scandinavo. Cioè, secondo me, lei sa cosa c'è dietro quei silenzi, dietro quei misteri, dietro quel segreto, perché mi hanno detto che il teatro scandinavo è fatto di silenzi, misteri e segreto. In realtà Silla è una persona simpatica, brillante, e mi chiede di cantare questo coro, che poi scopro tra l'altro essere un coro fatto, registrato, che poi andrà in nastro durante il suo spettacolo. Ma io lo canto come se stessi facendo Amleto a Carignano, per dire, e me lo ricordo ancora. Fa così. Frusse der Ström, Frusse der Ström, Frusse der Ström, Frusse der Ström, O Silla Marcel Russ, je mei liter soda vatten, soda vatten, soda vatten, Frusse der Silla Marcel Russ. Ecco. E poi va anche avanti. Però appunto lo canto con un desiderio di stare lì a cantarlo, che è proprio fantastico, e piano piano con Silla diventiamo amici, così dopo che abbiamo registrato ci conosciamo un po' in giro. Lei continua ad essere simpatica, ma io continuo ad essere convinto che dietro questa simpatia io sono in grado di leggere dei grandi silenzi, e dietro questi grandi silenzi, così a un certo punto una sera le chiedo se proprio ha voglia, un attimo così, se ha voglia di uscire. E lei mi dice sì, sì, come due ragazzi di 20 anni più o meno che hanno voglia di uscire. Mi dice andiamo al cinema. Lei mi dice andiamo al cinema, ma io che conosco, cioè che comincio a capire grandi silenzi scandinavi, capisco che mi vuole dire un'altra cosa. E la porto a vedere uno spettacolo di teatro danza politico in dialetto salentino, in un teatrino assurdo. Nonostante questo Silla vuole uscire di nuovo con me un'altra volta. E mi dice, ma andiamo tipo sui Navigli a berci una cosa. E io questa volta l'accontento, la porto sui Navigli a bere una cosa, ma anche lì secondo me vuole dirmi qualcos'altro. Per cui quel giorno a scuola imparo due cose. Ho imparato la prossemica e la gogica, che non ne avevo mai sentito parlare prima, ma sono proprio delle cose, cioè la prossemica è praticamente il linguaggio dei corpi all'interno di uno spazio, della comunicazione dei corpi all'interno di uno spazio, e la gogica è invece quello che esprime il corpo del musicista mentre suona, che si muove, no? Cioè in sto locale parlo tutta la sera di prossemica da gogica sparando una serie di puttanate, perché sono convinto che forse dobbiamo parlare di quella roba lì. Nonostante questo, quella sera sotto il suo portone ci baciamo e forse lei vorrebbe anche continuare. E io vorrei continuare tantissimo quella sera con lei, insomma, ma anche lì non chiedetemi perché, ma lei mi bacia, è contento, insomma stiamo bene, ma sono convinto che invece in realtà mi sta dicendo di andarmene e io me ne vado, ma mentre torno a casa mi convinco che ci sono troppi silenzi tra noi due, che ci sono troppe cose non dette, che insomma, cioè io sono una persona un po' con meno filtri, che insomma tutte queste cose qui sono un po' troppe per me, sono troppe sovrastrutture, tutto questo silenzio, questo mistero, questa roba qua, per cui dal giorno dopo comincio a buttarmi su un punk inglese con i capelli rossi, che mi sembra un po' più accessibile, e... Però a scuola siamo in pochi e dopo qualche giorno Silla mi vede con questa punk inglese con i capelli rossi
e mi guarda e sta zitta. E sta zitta perché dice, ma cioè, come se avesse visto un alieno. E io in quel silenzio ho la conferma che Silla Bacca è rimasta ancora troppo dentro la sua cultura di provenienza fatta di silenzi, misteri, eccetera. E quindi con Silla Bacca è finita così. Quando sono arrivato ho conosciuto Gitana con cui avevo... si chiama Gitana? Abbiamo guardato tutti strano, ma poi ci spiegherai magari anche da dove arriva. È proprio il tuo nome vero, Gitana, non è un nome d'arte. Cioè non ti chiami Francesca e per stasera hai deciso di chiamarti Gitana. Quando è arrivata Gitana ci eravamo parlati solo via media, ha detto, ma tu cosa fai nella vita, Gitana? Lei mi ha detto, ma opero degli atomi sostanzialmente. Apro degli atomi, tiro fuori delle cose, perché se adesso non lo fa più. Che si chiama fare il chirurgo, certo, ovviamente. E non il macellaio, ad esempio. Gitana Scottari! Avevo già notato prima che è un po'. È per la prossemica. Ah sì, faccio il chirurgo. Esatto. Allora, io il mio grande freddo l'ho provato quando ho scoperto che dove vivevo io era nord, ma non era il grande nord. Nel senso che io per una lunga fetta della mia vita sono rimasta profondamente convinta che il nord fosse dove vivevo io, cioè Ivrea. Per me il nord era Ivrea. E tra l'altro questo l'avevo scoperto intorno ai 5 anni, mio padre ci aveva portato in vacanza in Sicilia e i bambini sulla spiaggia non facevano altro che chiedermi, ma siete il nord? Tra l'altro non so da cosa si capisse, non lo so, non lo so proprio, però effettivamente tornata a casa avevo verificato sull'Atlante geografico di Agostini col ditino che tipo un centimetro sopra Ivrea finiva l'Italia, quindi effettivamente era nord, cioè, quindi anche. Poi effettivamente io devo confessarvi, non fa tanto figo, soprattutto a San Salvario, però vi confesso questa cosa che io non amo viaggiare. Lo so che non fa hipster, però a me non mi piace. Cioè, nel senso che poi magari quando vado in un posto sono contenta, mi piace, così. Però prima di partire io non vorrei mai partire, perché mi viene l'ansia di andare in un posto che non conosco, che non so dove sono le cose, soprattutto l'ospedale più vicino. Io voglio sempre sapere dove è l'ospedale più vicino, capito? Allora, vai in un posto e non lo sai. E a me non mi piace. E quindi io ho vissuto lì tranquilla e breve finché la vita mi ha portato per ben due volte al nord, quello vero. La prima volta è stato a Stoccolma, a gennaio. È andata così che praticamente io allora facevo il chirurgo e avevo scritto una serie di articoli scientifici, serissimi, non sembrerebbe, su un tipo particolare di chirurgia. E allora un professore di Stoccolma, del Karolinska Institutet, mi invitò da lui per discutere di collaborazioni scientifiche, di lavori, eccetera. Io all'epoca lavoravo qui a Torino con un professore, un baronissimo, cioè uno, io non dirò il suo nome, ma a Torino c'è un corso intitolato a suo nonno, è proprio il baronissimo, cioè uno che noi quando osavamo rivolgere la parola non lo chiamavamo neanche professore, perché troppo poco, lo chiamavamo direttore, signor direttore. E tra di noi, parlando di lui, lo chiamavamo l'Altissimo, cioè nessuno osava pronunciarne il nome, quindi proprio uno, cioè praticamente si lavorava, si viveva in un clima di terrore, convinti che i muri delle molinette sentissero se tu pronunciavi il suo nome, e quindi io insomma in questo clima di terrore parto per Stoccolma a gennaio. Ovviamente ci vado attrezzata, nel senso che mi sono accorta subito che Stoccolma effettivamente è una bella città, però a gennaio è ricoperta da uno strato di ghiaccio, spesso tre dita, su ogni superficie visibile e calpestabile. Ma io, che sono cresciuta a Ivrea, e non è che uno cresce a Ivrea senza apprendere l'arte della sopravvivenza, ci vado ben attrezzata. Quindi scendo dall'aereo, la Cristoforetti, praticamente sono scelta. Ero la Cristoforetti a Stoccolma. E arrivo all'hotel, dove la sera mi veniva a prendere questo professore di chirurgia del Karolinska Institute, che si presenta col suo braccio destro, io scendo nella hall dell'hotel, la Cristoforetti in vacanza, e questi due arrivano con la camicia, il cappottino e i mocassini, due torinesi a ottobre, perché saliamo in macchina e questo professore mi dice che andiamo a cena a casa sua
che la moglie ha cucinato il pesce. Io entro nel panico. Cioè, poi io immagino chiunque qua abbia anche una benché minima esperienza universitaria, basta aver dato un esame in Italia per sapere che, cioè, per noi il professore, cioè, non riusciamo neanche a immaginare che abbia una casa sullo stesso pianeta in cui viviamo noi, cioè che abbia, che so, una cucina, un gabinetto, cioè, è proprio, non lo riesce, mi vengono i brividi ancora adesso a immaginarlo. E invece questo mi porta a casa sua, entriamo, ci togliamo pure le scarpe, perché quelli pure se sono professori, entrano in casa a gennaio e si tolgono le scarpe. E quindi niente, io quella sera a mangiare il pesce a casa del professore del Karolinska Institute in calzini, ho scoperto un'amara verità che voglio condividere con voi, e anche mi ha aiutato un po' la mia cultura scientifica nel formulare questo pensiero. Io ho capito che effettivamente noi italiani possiamo scrivere milioni di articoli scientifici, ma abbiamo sempre nascosto in qualche angolo del DNA qualche cromosoma del ragionier Fantozzi, di cui non ci libereremo mai. La seconda volta al Grande Nord è più breve, è stato Copenaghen a febbraio, perché ecco, io non amo viaggiare, però ho questa capacità di andare nei posti al momento giusto. Scelgo il momento dell'anno più adeguato. Copenaghen a febbraio forse è più fredda di Stoccolma a gennaio, però quella volta non ci sono andata per lavoro e non ci sono andata da sola, ci sono andata con la mia Milena, che è seduta qui, perché dovevamo prendere una roba. E niente, poi quel viaggio abbiamo sbagliato un sacco di cose, abbiamo sbagliato strada, ci siamo trovati sotto la pioggia di fronte al Mar Baltico, un freddo, abbiamo sbagliato di tutto, abbiamo sbagliato anche fare i conti, ci siamo trovati senza soldi di fronte a un arabo dopo avergli mangiato un quintale di hummus. Non è stato bello, anche perché lui non parlava l'inglese, però ce l'abbiamo fatta. E comunque una cosa non l'abbiamo sbagliata. Una sciarpa direttamente da Tiger. Grazie, grazie Gitana, Gitana Spazzeri. La storia invece che sta per essere raccontata, in qualche modo, devo dire, dà credito a quello che Sara mi raccontò quel giorno. Ce la racconta Carlo Nigra. Allora, il mio grande freddo l'ho provato quando ho conosciuto il senso dell'innamoramento muto e un po' violento delle donne danesi. 25 maggio 2013 viene comunicata la data di un evento importantissimo, la festa annuale aziendale della casa madre per cui lavoro. Io lavoro per Tiger, omonimia della casa sponsor. Che cosa consiste questa festa? Consiste che a maggio i danesi festeggiano il Natale e allora invitano un gruppo ristretto di dipendenti, sia degli uffici sia dei negozi, di tutti i partner del mondo. Quindi è una mega festa con inglesi, francesi, spagnoli, svedesi, giapponesi, tutti insieme per una o due giorni di attività, incontro, festa, che raggiunge l'apice il sabato sera, in cui c'è questa mega festa dove si mangia, si beve e si fa festa tutti insieme. Quell'anno viene anche indetto il primo talent show di Tiger. Che cosa consiste? Una competizione aperta in cui chiunque può salire sul palco e esibirsi, il pubblico poi voterà il migliore e si porterà a casa ben 2000 euro. Quindi era anche una competizione importante. Piccolo flashback per farvi capire in che stato psicofisico ed emotivo distrutto io andai a quella festa. Prima cosa, la settimana prima io dovevo gestire insieme a un altro mio collega un temporary shop dei nostri prodotti ad una fiera molto importante che si tiene a maggio, non posso dire il nome, però ci sono molti libri ed è al Lingotto. Ed eravamo in due, perché coprire tutto il periodo di lavoro della fiera bisognava essere almeno in due come responsabili. E detto questo, il mio stato psicofisico fu completamente devastato da tre telefonate. La prima fu del mio capo. Il mio capo è spagnolo, però vive da un sacco di tempo in Italia e ha una voce profonda, un accento tipico andaluso, è un personaggio molto brillante, divertente, il quale mi chiama e mi dice, più o meno il dialogo fu così, lui: e Carlo, scusa, ti devo chiamare per una cosa. Dimmi, Javier, dimmi.
Praticamente hai sentito che c'è questo talent show, no? Sì. Sì, sì, è interessante. Ecco, perfetto, io voglio che noi partecipiamo che vinciamo. Bene, è un'ottima idea, mi piace questo spirito. No, no, non hai capito, devi inventare qualche cosa e vincere. Ma guarda, mancano 10 giorni, io devo fare la fiera, non so. Ma dimmi di qualcosa, ciao. Fine della prima telefonata. Allora, contattai i miei amici dei negozi di Milano che amano fare piccoli cortometraggi e avevamo deciso di fare un piccolo cortometraggio di 4-5 minuti della vita del dipendente Tiger nei negozi dal punto di vista del dipendente. Idea simpatica, carina, facciamo questa piccola cosa. Seconda telefonata, sempre il mio capo. Carlo, ciao, sono io. Dimmi. Hai presente la fiera, no? Che devi andare a fare, sì. È una brutta notizia. E praticamente sarai solo a gestirlo per tutto il giorno. Ma non eravamo in due? No, guarda, io problemi, per favore. Va bene, quindi mi ritrovo da solo. La settimana, praticamente, la terza telefonata arriva dopo. Inizia la settimana, una settimana 8 giorni su 7, dalle 8 della mattina intorno all'1 di notte, sempre a lavorare. Non avevo neanche mezza o mezz'ora per prendere un caffè o un panino. Io che sono completamente deficiente, cosa faccio? Per girare il cortometraggio una notte, per fare delle riprese in notturna, decisi di uscire alle 11:30 da Torino, andare a Milano con l'ultimo treno. Avevamo girato in notturna nel negozio, ho ripreso il treno alle 5, ho dormito 2 ore, sono andato di nuovo a Lingotto e ho fatto la fiera. Questo qui è stato il livello di follia di quella settimana. La terza telefonata arrivò la domenica pomeriggio, il momento di punta della fiera, dalla mia fidanzata, con cui convivevo e che all'epoca c'erano già un po' di crisi perché a causa delle mie assenze lavorative. Chiama la prima volta, vedo il telefono e dico vabbè, poi la richiamo. Mi richiama subito e questo è un segnale. Allora le mando un messaggio e dico amore, scusami, sono incasinato, appena ho pausa ti richiamo, te lo giuro. Legge il messaggio e mi richiama per la terza volta, allora dico è successo qualche cosa. Prendo sul telefono e dico, dimmi amore, il dialogo è stato questo, dimmi amore, amore un cazzo, sappi che me ne sto andando via di casa, sto facendo le valigie e stasera tu non mi trovi. Ho detto, no dai, aspetta, parliamone. Ho detto, sai che è un momento un po' difficile, no? Ho detto, poi finta la fiera, ho più tempo, stiamo insieme. No, non hai capito, me ne sto andando. Mi fa, no, ma ti prego, veramente, stasera torno, no? Mangiamo le cose insieme, facciamo l'amore, da tanto che non facciamo l'amore. Lei mi risponde, parla per te. Ha messo giù il telefono. Quando tornai a casa, effettivamente lei non c'era più, la sua roba non c'era più, ma non c'erano più neanche le tende e soprattutto il mini pimer, che lei non usò mai, non sapeva neanche usarlo, perché il mini pimer faceva tutto, sminuzzava, tagliava, io lo usavo per cucinare, sbatteva anche le uova, ma lei lo portò via e fu un chiaro insulto violento nei miei confronti, forse meritato, non lo so. Arrivò quindi, con questo stato d'animo, io arrivai alla Copenaghen, chiaramente non avevo gran voglia di divertirmi, mentre tutti i miei colleghi, ma sì, ma dai, ma sei giovane, bevi, no? Un hangar enorme, più di 700 persone, tutti molto giovani, tutti con voglia di divertirsi, così. Io ero che dicevo, sì sì, adesso bevo, bla bla bla. Comunque, inizia il talent show, tutti si esibiscono, noi proiettiamo il nostro cortometraggino, arriva il momento della votazione, arriva il momento della premiazione, e magicamente The Winner is Italy. E mi ritrovo sul palco con 2 miei amici di Milano e un enorme assegno di cartone da 2000 euro. Tutti che mi applaudono, tutti che dicono bravo, bravo, il mio capo contentissimo di questa cosa, tutti che dicono andiamo a divertirci, inizia la musica, balliamo, tutti che mi offrono da bere, io non mi frega un cazzo, però così mi portano, a un certo punto arriva di nuovo il mio capo spagnolo che mi dice, senti, se non ti ubriachi stasera io ti licenzio. E io che sono sempre molto ligio agli ordini lavorativi, dico, va bene, vediamo cosa riesco a fare, divertiti, dai, c'hai tutta la vita davanti. E giro con questo mio enorme assegno di cartone e vado verso il bancone del bar. E vedo la barista, una bellissima danese, che mi dice, hi, can I help you? And, yes, I'd like something to drink. Yes, choose what you want. Yes, but how much? Nothing, everything is free. Ah, free, tutto gratis. Vedo il menù incastonato nel bancone del bar e la metto subito alla prova dicendogli voglio questo, questo e questo. Mi fa in 5 minuti 3 drink, di cui uno lo bevo alla goccia e due me li porto in giro in maniera spavalda. Li bevo, ovviamente,
iniziano a disinibirsi le anchi, io con il mio segno di cartone inizio a ballare come un lemure strafatto di bromuro. Inizio a ballare così, a un certo punto ho goduto dei miei 2000 euro di questo momento di successo provincialino, mi sento scrusciare sul fianco. Mi giro e vedo una valchiria danese, bionda, occhi azzurri, molto bella, con un vestitino nero a gonna e un sandalo tipo a mazzole di quelli che si allacciano fino al ginocchio. Lei non dice niente, ha uno sguardo duro, freddo, e inizia a ballare con me in maniera più sinuosa del Pinocchio che c'era davanti a lei. Non mi dice niente, io la guardo, noto che però è un fisico abbastanza palestrato, cioè tonico. A un certo punto, ballando, parte un bacio, mi limona duro, durissimo, e capisco che c'è qualcosa di strano perché mi prende per i capelli forte. Questa cosa però mi piace, cioè è un po' wow, io sempre con la signora 2000 euro. Balliamo ancora un po', io le sorrido e lei no. Balliamo un po', a un certo punto un altro limone, così io ho detto, vai Fabio, che serata, che rivincita, così. A un certo punto lei mi prende per mano senza dire niente e mi porta via. E io la seguo. Un'immagine un po' mamma bambino, ma noi indaghiamo troppo psicologicamente questa cosa qua. Io la seguo con il mio assegno tutto goduto e lei mi porta, vedo questa fila di bagni chimici. Lei entra, mi fa un segno, io entro nel bagno, lascio il mio assegno fuori, chiude, entrati dentro, lei mi sbatte sul bagno chimico, io cado, lei si toglie le mutandine, sale sopra di me, mi slaccia i pantaloni e inizia a baciarmi, a fare quello che voi immaginate. Io rimango un attimino così esterrefatto, lei mentre mi bacia mi morde prima sullo zigomo, forte, io dico aia, se lei mi morde e lei pensa che mi piaccia, allora io reagisco con un timido schiaffetto su una coscia, tipo così, e lei ah! Così si prende bene, mi morde sul labbro fortissimo, ma che scherzo così. A un certo punto lei geme, mi prende per le orecchie così e si appoggia con la fronte contro la mia fronte così. Mi tira fortissimo come se fossi la Coppa Campioni, per le orecchie, così si appoggia. Io rimango basito, la mia non è certo una performance sessuale da ricordare, o no. Lei mi guarda, mi riappoggia la fronte contro la fronte, poi mi guarda negli occhi, mi dà una carezza, si alza, prende le mutandine da terra e se ne va. Io rimango un attimino lì, mi faceva male il labbro, lo zico, mi sciacquo la faccia, slacciato, dico no aspetta, è la donna della mia vita. Allora esco dal bagno, prendo il mio assegno da 2000 euro, rientro inseguendola nella sala da ballo, esce il mio capo che mi guarda e mi fa, caro, ma che cosa è successo? T'hanno picchiato? E dico, anche. Poi gli spiego, non sai cosa mi è successo, la inseguo con il mio assegno da 2000 euro, lo butto per terra, sto cazzo di... La prego per un momento e gli dico, sorry, just tell me your name. Lei si gira, ubriaca, mi guarda non negli occhi, la punta del mio orecchio, un po' fuori asse, e mi dice, no name, no words, just only sex. Nel senso che tu lo riporti in azienda ovviamente, no, questo. E te lo rivendo. Carlo Nigra, grazie mille. Io ricordo benissimo il giorno in cui abbiamo fatto la riunione insieme a Fede, insieme agli amici di Iperborea. Ecco, mi raccomando, l'importante è che siano storie lontane dai luoghi comuni, cioè che siano storie che ci portino lontano dagli stereotipi che abbiamo, e questa è la dimostrazione che i luoghi comuni, se sono comuni, è perché sono comuni. La prossima persona, mancano ancora due storie e poi vi lasciamo liberi e vi lasciamo respirare, soprattutto secondo me lì c'è un sacco d'aria, ve lo dico, è solo qua sotto che c'è questa cappa da circo, ma vi ringrazio per rimanere. Acqua, c'è dell'acqua, ma per me, per tutti, se volete dell'acqua, potete fare un bel passaparola. In Svezia fanno così, se la passano così come tolgono le scarpe per non rovinare il parquet. La prossima persona che viene a raccontare, quando me l'hanno proposta, quando mi hanno detto, quando Malvina, scusate, possiamo fare un applauso a Malvina di Trebisonda? Dov'è? Eccola là, eccola là. Grazie alla quale abbiamo organizzato, grazie ovviamente per voi, Tiger, ci siamo appoggiati a lei e alle sue conoscenze e sono state, come avete visto, straordinarie. A un certo punto mi hanno detto, c'è una persona che fa il traduttore, ha vissuto 35 anni in Danimarca, sì, subito,
lui per forza. E quando è arrivato gli ho detto: Bruno, ce l'hai una storia? Lui mi ha detto: ma sai, 35 anni, cerco di farmene venire in mente uno. Bruno Berni. È assolutamente falso, non ho vissuto 35 anni in Danimarca, però frequento la Danimarca da 35 anni molto spesso, quindi quando Malvina me l'ha detto io dissi subito sì sì, posso raccontare questo, no, hai 5 minuti, quindi così. Peraltro arrivo adesso da un altro evento che abbiamo fatto in libreria, per cui ho buttato giù qualche appunto e vi parlo un pochino della mia esperienza danese. L'iPad non mi rivolta dall'altra parte, gli appunti l'ho buttato. E il mio grande freddo in realtà appunto è durato 35 anni e l'ho provato prima leggendo, perché ho studiato danese a Roma, all'università, poi vi spiego perché, cioè anzi non c'è un perché, e poi l'ho vissuto appunto in Danimarca, andando lì molto spesso dal 1981. Io sono molto letterario, come ormai si è capito, e io poi sono il contrario di Björn, che vedo di giù che sta chiacchierando. Lui è venuto in Italia, cioè lui ha fatto quello che fanno tutti i nordici da circa 6, 7, 8 secoli, cioè fanno il Grand Tour, vengono in Italia, vengono a Roma e imparano qualcosa. Io a Roma, come si dice dalle parti nostre, ci sono nato, quindi non potevo fare la stessa cosa, ho fatto il Grand Tour al contrario, me ne sono andato a fare la mia formazione culturale, di vita e di tutto quanto a Copenaghen, dove ho messo piede per la prima volta nell'estate del 1981. Non sapevo niente io della Scandinavia, a suo tempo, si dice scandinavo, non scandinavo, non sapevo niente della Scandinavia a suo tempo, se non appunto quello che Björn ci ha detto prima di Jönköping, dei fiammiferi. Björn, lo sai che si chiamano fiammiferi svedesi in Italia, quindi qualcosa c'è rimasto di quella storia. E non c'era neanche Ikea a quei tempi, per cui non sapevo proprio niente. Perché ho studiato danese, lo posso anche dire, non lo so, nel senso che studiavo tedesco e a un certo punto dovevo fare un'altra lingua. In inglese c'era un sacco di gente, non c'ho voglia di stare in mezzo a troppa gente. A svedese c'erano 3 persone in classe, quindi mi sentivo più a mio agio. Ho studiato in effetti prima lo svedese, poi sono passato al danese perché ho cominciato a occuparmi di Holberg, che è un commediografo, anche se qualcuno dice che si chiama Eva Holberg, ma non è vero. E ho scoperto appunto, andando su a Copenaghen, che cos'era la Danimarca. Una delle cose che mi sono rimaste impresse è che non ci sono monti. Cioè la Danimarca, contrariamente all'immagine che noi abbiamo della Scandinavia, no? Dei fiordi, delle montagne, quella è la Norvegia, dei laghi, quella è la Finlandia, delle altre montagne, quella è la Svezia. In Danimarca la montagna più alta si chiama Montagna del Cielo, fa 148 metri. Per farla un po' più alta sopra ci hanno fatto una torre, perché quando si sta sopra la torre c'è un po' di panorama. Quindi questo è quello che ho imparato. La prima volta ho rischiato naturalmente quello che hanno rischiato tutti gli italiani, cioè di fare Totò e Peppino. Quindi la prima volta era estate, la seconda volta sono andato per un periodo abbastanza lungo con una borsa di studio, mi ero portato i miei bei vestiti pesanti e in effetti piano piano ho scoperto che il grande freddo poi non è che ci fosse tanto. Il grande freddo l'avevo visto in letteratura. Ci sono dei racconti, che ne so, ricordavo, c'è un racconto di Johannes V. Jensen che è stato premio Nobel, che si chiama L'ultimo viaggio di Kirsten, dove queste persone nello Jutland con la neve alta escono e portano al cimitero questa donna così, e c'è sta neve alta e rischiano di morire tutti nella neve. Io dopo qualche anno in Danimarca dicevo: ma in realtà questo non c'è, forse in Lapponia c'è questa cosa, in Danimarca assolutamente no. E il clima è abbastanza, come dire, sopportabile. Io poi in 35 anni credo di aver vissuto anche un po' una mutazione climatica, nel senso che io me la ricordo quando ero giovane molto buia, un po' più fredda, c'era anche la neve. Ultimamente vado su anche in inverno e in realtà io stavo a Odense in Danimarca una settimana fa e faceva più caldo che a Torino adesso, quindi questi sono un po' luoghi comuni. Però
mi è capitato una volta, dopo qualche anno, io avevo ormai identificato il fatto che fossero luoghi comuni, una volta gli amici mi dicono andiamo a Bixio, cioè uno di questi amici aveva i genitori che avevano una pensione a Bixio, che è un paesino, non so farvi un esempio, ma è una cosa piccola così, in effetti c'era la pensione, non c'era nient'altro. Dice andiamo a Hanstholm, che c'è il porto sulla punta dello Jutland verso l'Inghilterra, andiamo su a piedi, andiamo su col pullman, torniamo a piedi, tanto il tempo è bello, è il 10 gennaio, e torniamo a piedi e ci prendiamo una birra, mangiamo, torniamo a piedi, ci avventuriamo per campi, a un certo punto comincia a nevicare, quella è stata l'unica volta forse che ho vissuto il grande freddo, comincia a nevicare, siamo per campi e nevica, e quando nevica fitto, a Roma io non lo sapevo, ma adesso lo so, forse a Torino lo sapevo, non lo so, quando nevica fitto non si vede l'orizzonte. E a un certo punto la neve si alzava, noi camminavamo nella neve e a me sembrava l'ultimo viaggio di Kester, nel senso non si vedeva più assolutamente niente, e noi camminavamo e quella volta, per la prima volta nella mia vita, ho avuto paura di morire nel grande nord, perché ci eravamo persi, non sapevamo più in che direzione dovevamo andare, c'era la neve, c'era visibilità assolutamente, poi alla fine abbiamo visto in lontananza, questa pensione aveva, già allora facevano l'eolico in Danimarca, questa pensione aveva un grande mulino a vento, in lontananza compare in un attimo di visibilità migliore il mulino a vento e siamo riusciti ad arrivare a casa. E vi prego di abbattermi col fucile, perché se parlo della Danimarca posso starci qualche ora. Cosa mi ha dato la Danimarca in questi 35 anni? Io per esempio quando vado su mi cala il ritmo, mi calano proprio i ritmi vitali. Cioè io vivo a Roma, quindi è una città caotica, si va a lavorare, c'è chi a Roma ci mette un'ora per andare a lavorare tutti i giorni, un'ora per tornare. Io sono tornato, vi ho detto 10 giorni fa, una settimana fa da Udense, i miei ritmi ancora non si sono ripresi, non hanno ancora ricominciato a diventare quelli italiani. Sono ancora tranquillo perché mi si spegne, il metabolismo rallenta e tutto diventa più tranquillo. Nel frattempo cosa ho fatto lassù? Ho imparato la lingua naturalmente. La lingua danese, e qui andiamo verso la conclusione, la lingua danese è una lingua molto particolare, ne parlavo con Linda che è norvegese, che adesso non vedo, i norvegesi parlano una lingua molto chiara, molto distinta, sembra che cantano, gli svedesi anche, sembra che cantano, i danesi no, il danese ormai è abbastanza notorio in tutta la Scandinavia, non si capiscono più neanche fra loro, cioè, no, veramente. Ci sono dei filmati fatti in norvegese con un po' di cattiveria, li trovate su YouTube, dove fanno vedere che i danesi ormai non riescono più a comunicare fra loro, perché il danese è una lingua molto poco articolata e quindi è difficile comunicare. Peraltro hanno dei numerali unici in Europa sicuramente, hanno una cosa unica in Europa che è lo stur, il colpo di glottide, ce l'hanno alcune lingue indiane dell'America, in Europa non esiste, che è distintivo anche nelle parole. Hanno i numerali danesi che i danesi non capiscono più, cioè noi tutti in Europa abbiamo i numerali decimali, credo al mondo abbiamo i numerali decimali, i danesi ce l'hanno ventesimali, cioè per dire 50 si dice la metà della terza ventina, che è una parola lunga così, ce l'hanno i decimali, perché quando si scrivono gli assegni bisogna scrivere con i decimali, ma non li usano, non si è mai capito perché. E quindi non si capiscono più neanche tra loro. E poi infatti chiedono a me per quale motivo io abbia studiato il danese. E io ho due risposte che do, che alterno a seconda della giornata, cioè se ho voglia di chiacchierare ne do una, se invece ho voglia di dargli ascolto ne do un'altra. Se ho voglia di chiacchierare spiego che ho studiato il danese appunto perché a inglese c'è troppa gente. E per cui poi mi sono appassionato alla cultura eccetera, se non lo voglio chiacchierare rispondo perché pensavo che il danese fosse la lingua del futuro, a quel punto mi tolgono la parola e non parlano più. E per quanto riguarda la lingua concludo, non l'ha fatto nessuno, concludo con un omaggio allo sponsor, è lo sponsor che io stesso chiamo Tiger, che in futuro sarà anche molto difficile chiamare altrimenti, perché ci hanno aggiunto anche Flying adesso, per cui tutto lo pronuncio all'inglese. In realtà Tiger non si chiama Tiger, in realtà Tiger si pronuncia in danese, e quella parola lì in danese si pronuncia Tia, cioè la G scompare. E perché si chiama così?
perché Tyr è omofono, cioè ha la stessa pronuncia di Tyr, che è la moneta da 10 corone, che è la base, l'unità di base, mentre qui costa un euro, lì l'unità di base è 10 corone, per questo si dice Tiger, per questo si dice Tyr, però noi diciamo Tiger. Sì. La racconta la persona con cui organizziamo questi incontri, quando pensammo di fare questa cosa insieme a Iperborea, loro ci dissero: ma voi ce l'avete delle storie legate? E io subito pensai alla fidanzata svedese, e Federico disse: non ho avuto una fidanzata svedese, ma ci ho avuto una fidanzata che mi ha portata in Danimarca. Federico Bernocchi! Grazie. Allora, il mio grande freddo l'ho provato più o meno una decina di anni fa. Io stavo a Bologna, facevo l'università lì, studiavo cinema, ero fidanzato e in polemica, diciamo, con lo standard delle vacanze che facevano i miei amici, che si svolgevano tutte in Puglia e in Salento, senza le scarpe, a parlare la Taranta, anche se sei di Bolzano e dici che bello, riscopro le mie origini salentine. Io, in polemica con tutto questo, non avendo un cane che si chiama Litro e non sono di Bonghi, ho detto andiamo in Danimarca. Vado in Danimarca, così mi levo dalle palle tutta questa roba e convinco la mia fidanzata ad andare in Danimarca. Ovviamente la convinco con l'inganno, cioè io le dico: andiamo perché la Danimarca è un posto straordinario, andiamo a conoscere una cultura diversa dalla nostra, con cui ancora non ci siamo avvicinati a differenza di quella pugliese, e quindi possiamo allargare i nostri orizzonti. E lei ovviamente mi dice: che persona colta e straordinaria che sei, seguirò questo tuo invito e andiamo in macchina in Danimarca. In realtà il mio scopo è quello di scoprire dei gruppi metal danesi e soprattutto, all'epoca stavo abbastanza in fissa, e soprattutto raggiungere quello che per me è una delle città forse più belle del mondo, forse uno dei motivi per cui vale la pena vivere, che è Billund. Billund è in Danimarca, abbastanza alta, ed è nota in più perché contiene Legoland. Legoland è la città dove appunto è nato il Lego, e c'è questo enorme parco divertimenti che si chiama Legoland, dove tu puoi andare e giocare tutto il tempo con il Lego. Quindi la convinco con l'inganno e partiamo in macchina. E facciamo tutta la traversata, ci fermiamo a Berlino, bello, perché assediamo, perché comunque c'è Legoland che ci aspetta, lei vuole vedere tutto, muoviti, su, andiamo a Legoland per favore. Arriviamo in Danimarca, facciamo un giro per Copenaghen, che ho imparato che si pronuncia così, non penso sia vero, ma Copenaghen. A Copenaghen succede una cosa bizzarra, cioè io ovviamente mi innamoro ogni 4 metri e lei a un certo punto mi dice: hai visto, sono bellissime le ragazze. Dico: dici? Non mi ero minimamente accorto di questa cosa. Andiamo a vedere i drogati al parco, come si chiama il parco dei drogati? A Cristiania, guardiamo i drogati da vicino e poi a un certo punto finalmente andiamo verso Legoland. Arriviamo a Legoland, io sono ormai incontenibile, ho una voglia straordinaria di giocare con Lego, però sfortunatamente quel giorno piove a dirotto, è un disastro proprio. Arriviamo e la mia fidanzata mi guarda e dice: peccato oggi piova, come dire, beh, non andiamo a Legoland. E ovviamente tu stai scherzando minimamente, cioè siamo venuti qua poi, è il mio scopo ultimo nella vita, per cui oggi passiamo la giornata a Legoland, per cui la obbligo, povera poverina, a stare tutto il giorno in un angolo presa malissimo con il kiwi e tutto, che mi guarda male, con odio mancelato, mentre io come un babbeo mi diverto a guardare le costruzioni, tipo il Monte Rushmore fatto con Lego, prendo tipo il trenino del Lego, spendo milioni di euro in cose inutili di Lego, il portachiavi di Yoda di Lego, tutte quelle stronzate che si possono fare a Legoland. Andiamo a casa, io sono felicissimo, andiamo in albergo e lei ovviamente ha 40 di febbre, rovinata totalmente dall'esperienza di Legoland, che lei odia ovviamente. Il giorno dopo quindi ci spostiamo da Billund, che è grossa così, mentre Legoland è grossa come... cioè fate conto, Billund è la casa del quartiere, Legoland è Torino, questa è la proporzione. Ci spostiamo in un'altra città, totalmente a casaccio, io ormai avevo raggiunto il mio scopo, per cui non me ne fregava più nulla della Danimarca, e andiamo a caso, io ovviamente mi lanto di sapere dove stiamo andando, in macchina, e ci fermiamo a casaccio a Ribe. Botta di culo clamorosa, Ribe è la città più antica della Danimarca, è un posto bellissimo, è stupendo. E lei però non può vederlo perché ha 40 di febbre, quindi
sta chiusa in camera d'albergo, io a un certo punto gli dico: guarda, mi dispiace moltissimo di questa cosa, però io farei il giro, d'altra parte siamo venuti apposta per conoscere quella cultura distante dai salentini, quindi uscirei per conoscere i danesi. Sì, sì, vai amore, l'unica cosa, se riesci a portarmi per favore un'aspirina perché ho 40 di febbre, una banana, non riesco a mangiare, non ti preoccupare, ci penso io, esco e vado a Ribe. Ribe è bellissima, è una città antica, stupenda, sul fiume, mangio questa cosa che si chiama smørrebrød, che ricorderò penso a vita, non particolarmente buona, devo dire, e dopodiché mi siedo sulla riva del fiume con le cuffie, ascoltando metal e facendo tipo autistico la batteria, tipo così, e mi rendo conto che la città di Ribe è in festa, è la città, è la festa del patrono di Ribe, per cui c'è un macello di gente ubriaca festante attorno a me, ballano la quadriglia, non so per quale motivo a Ribe si balla la quadriglia, comunque sono degli ubriachi che ballano. A un certo punto gioco di sguardi con un tavolo di ragazzi, un saluto, una cosa, un'altra, magliettine con i gruppi che si riconoscono, io mi avvicino a questo tavolo. C'è una distanza culturale incolmabile tra io che parlo male inglese e italiano e loro parlano danese male inglese, e però ci avvicina molto la birra. E beviamo tipo 80 medie, ridendo fortissimi e facendo dei brindisi ogni due secondi, mi insegno delle parole che dimentico alla birra successiva, ma poi ricomincia tutto. Quindi a un certo punto siamo totalmente da buttare via chiunque al tavolo e loro mi dicono: beh, sai che la cosa più importante di Ribe sono i giochi che noi facciamo sul fiume, questa è un po' la nostra caratteristica. E io dico: beh ragazzi, facciamo tutti insieme i giochi sul fiume, sarà l'esperienza migliore della mia vita. E quindi mi portano a partecipare a questi giochi. Io mi avvicino alla parte del fiume circondato da gente ubriaca, io anche io ubriaco, e vedo la scena dei giochi, e lì a quel punto forse avrei dovuto fare un passo indietro, prendere l'aspirina e la banana, tornare a casa della mia ragazza e fare anche bella figura. In realtà ovviamente, felice come una Pasqua, dico: dai amici, partecipiamo tutti ai giochi di Ribe, e mi faccio vincere. Vi faccio vedere, perché abbiamo una diapositiva, com'è il gioco sul fiume di Ribe. È vero, la foto l'ho fatta io prima di partecipare. Questo è il tipico gioco sul fiume di Ribe. C'è una pertica messa in mezzo al fiume, ci sono dei dementi ubriachi, con dei guantoni, chiedo scusa, ma devi lasciare giù il filo, con dei guantoni che si menano fortissimo. Ovviamente perde il primo che cade. È una delle cose più stupide e pericolose che si possono fare al mondo, ma fortunatamente, come i più attenti di voi avranno notato, a Ribe c'è un grande tasso di sicurezza, perché c'è un sub ubriaco, ce n'è un altro, che controllano che nessuno si faccia male, cosa che ovviamente avviene nei successivi 4 secondi. Io partecipo, piglio una castagna in faccia fortissimo da un ubriaco danese di Ribe, che ride per i restanti 20 minuti della mia vita, esco dall'acqua totalmente fradicio, 5 altri miei amici e beviamo ancora fortissimo delle birre. A un certo punto mi asciugo finalmente e decido di tornare a casa nell'albergo dove stava la mia fidanzata con 40 di febbre. Arrivo a casa e faccio quello che ognuno di noi avrebbe potuto fare in quella situazione, cioè fingo di essere ovviamente sobrio e di aver fatto un giro culturale. Quindi arrivo: ciao amore, come stai? Ah, meno male, sei arrivato, la banana me l'hai portata. Banana no, banana l'ho dimenticata. Hai l'aspirina? No, l'aspirina l'ho dimenticata. Vabbè, com'è Ribe? Ti è piaciuta? E io a quel punto l'ho guardata dritta negli occhi, l'ho messo un ditino sulle labbra e gli ho detto: shh, amore, niente di che, non ti sei persa nulla. Grazie. Innanzitutto, non mi ricordo memoria, scusatemi, tutti quelli che l'hanno raccontato, che sono Sara Maragotto, Bjorn Larsson, Mauro Pesco, Gitana Scozzari, Carlo Nigra, Bruno Berni e ovviamente Federico Bernocchi. Un grazie enorme va a Malvina di nuovo di Trebisonda, alla Casa dei Quartieri che ci ha ospitati. I Boreali, prosegue, trovate il programma qui, che proprio avete goduto come dei tarli,
non so, tassi forse, tassi non credo che lo abbiano fattissimo. Noi lo rifacciamo uguale, grazie a Tiger ovviamente, che abbiamo scoperto di Brunta Diega, qualsiasi cosa che non sia Tiger va bene. Noi siamo di nuovo qui, cioè qui a raccontare storie, settimana prossima a Firenze, magari non ci avete un cazzo da fare, venite a Firenze mercoledì sera alla libreria Todomodo. Ciao a tutti, grazie.